Vai. Eccolo là, bravo. Bravo. Ok. Brava. Unlock your full potential at Crack Addicts. Oggi siamo in compagnia di Alice e faremo un bel trattamento osteopatico. Alice, girati verso la finestra. Dimmi un pochettino come stai oggi, se hai fastidi, dolori, tensioni? Nessuno. Ok. Sì, più spesso qui. Qua centrale? Sì, un po' okay. Più verso sinistra. Più questa zona qua? Esatto. Ok. Tu mangi bene, mangi male? Mangio bene, ok. Tutto. Bevi tanti caffè? Nessuno. Ok. Fastidi allo stomaco? Sì. Ok, da quanto tempo? 2 mesi. Ok. E il dolore ti è comparso da quando hai fastidio allo stomaco? No, sempre c'ho avuto dolore. Ok. Allora, qua ti faccio male? No. Qui? Poco. Qui? Meno. Ok. Vai giù a toccarti la punta dei piedi, torna su. Mettiti seduta al centro del lettino, braccia dritte, spingi verso l'alto, spingi verso il basso, spingi verso il fuori, spingi verso il dentro, la forza è buona, mani sulle spalle, spingi verso l'alto la coscia, anche questa, verso il fuori la gamba, anche questa, ok, gira il collo a destra. Dimmi cosa vedi di me. Mano gomito spalla, mano gomito spalla, viso. Fino alla spalla. Ok, gira a sinistra. Stessa domanda. Fino alla spalla. Se comprimo così ti faccio male. Leggermente a sinistra. Sempre nella zona che mi dicevi prima. Sì, esatto. Ok. Qua? No? Sì, lì. Ok, qui? Meno. Quindi qua ti fa male. Da 1 a 10 quanto? 6,5-7. Se ti porto un po' più in alto, ritorna come prima o scende ancora? Scende. Tanto? Sì. Quanto? No, quasi 3, quasi 1. Ok, allora facciamo così, tienilo così, inclina e ruota. Molto meglio. Molto meglio, sì. Ok, giù. Se invece ti porto in su questo, aumenta o anche con questo scende? Aumenta. Ok, va bene. Allora, cominciamo a fare una manovretta qua. Sentirai rumore, tipo quando ti scrocchi le dita, ma non spaventarti che non fa male, eh? Morbida, morbida, bravissima. Ok, ferma così. Tieni il braccio su. Uno, due, giù. Anche di qua, morbida. Ok, sei sempre seduta, in piedi? In piedi. Ok, fai sforzi? Sì. Magari qualche movimento sbagliato l'hai fatto, eh? Credi proprio un blocco meccanico. Un bel respirone, fuori, ancora, fuori, perfetto. Sempre a pancia in su così, ma solo un pochettino più vicino a me. Bravissimo. Mano a mano, spalla a spalla, anche qui sentire un rumoraccio, eh. Allora, sulla testa a me, inspira, brava, stai bella morbida, fuori l'aria. Ok, direi che qualcosina c'era, no? Cosa dici? Ok, gira sul fianco sinistro. Ok. Vieni vicina col sedere, vieni, vieni, vieni. Bravissimo, stop. Allora, qua ti sentirai cadere dal lettino ma non cadi, okay, stai bella morbida. Che non succede niente. Gomito, gomito. Mm-hmm. Giù.
giù, molle, molle. Brava, inspira, fuori l'aria. Fianco destro, così. Raddrizza questa. Inspira, fuori l'aria. Ok. Adesso cominciamo a ragionare, È sceso un po'. Avrei fatto sicuramente qualche movimento, eh? Quindi domani un po' di fastidio post manipolazione lo avrai, poi basta, 2 giornetti stai benissimo. Okay. Un po' di tensione qua ce l'hai comunque, muscolare, un po' tanta diciamo. Fai stretching? No. Bene, quando te lo dico io spingi con la gamba verso l'alto, vai, spingi, stop, spingi, ok. Questo è fastidiosissimo. Allora, ferma così. Dimmi se è troppo dolore, eh? Sì, eh? Male. Resisti? 5, 4, 3, 2, 1. Bravissimo. Giù così, bravissimo. Mi fai un bel respirone. Fuori l'aria. Ancora. Fuori. Ancora. E fuori. Vai. Vai. L'ultimo. Ok. Seduta. Ti girerà un po' la testa, non spaventarti, eh? No, ok. Mano sui fianchi. Una bella gomitata all'indietro, più veloce che puoi quando te lo dico io. Ok. Vai, brava. Uno, proprio un colpo, eh? Ok. Vai, eccolo là, brava. Ora metti le gambe di qui. Vieni più vicino a me. Metti questa mano dietro il collo. Occhio solo i capelli che sennò te li prendo dentro. Così. Esatto. Giù la testa, inspira, fuori l'aria, lasciati cadere indietro. Ok, torna seduta. Allora, non ho trovato molte cose. Qualche blocco c'era, ma secondo me è da movimento sbagliato. Hai fatto qualcosa che non era consono alla tua postura. Soprattutto in questa zona dove avevi dolore e il suo punto riflesso che è sopra. Okay. Tolto questo, stare bene. Sciogli i muscoli, un bel massaggio decontratturante ti serve. Okay. Adesso ti valuto la forza, vediamo quanto hai guadagnato di forza dopo il trattamento e ti faccio fare uno scarico. Okay. Braccia dritte. Sì. Sei stata brava, eh? Per essere la prima volta, sei stata brava. Sì, sì. Spingi in su, spingi in giù, spingi in fuori,
spingi in dentro. Molto bene. Bene, grazie mille. Grazie a voi. E ci vediamo tra 6 mesetti. Va bene, sì, sì. Esatto. Buongiorno a tutti. Oggi siamo in compagnia di Silvia. Ciao, piacere. Fa la parrucchiera, è venuta qua per un check-up generale. Ha qualche dolorino che adesso ci spiegherà e procederemo poi con il trattamento. Spiegami un pochettino che cos'hai. Allora, qualche volta mi parte un dolore che mi prende subito il braccio, mm-hmm. dato che lo uso frequentemente. Ok. E tendo a portare in avanti tutto il corpo, dato che lavoro in questa posizione. Quindi molte okay. volte sento proprio la schiena che ha l'esigenza di... essere portata indietro. Dietro. Mal di testa, nausea, non ce l'hai mai? Sì, qualche volta mi viene. Ok, più mattina, più sera? Verso sera. Ok, quindi comunque c'è una componente di stress importante. Girati un attimino di qua. Hai anche formicolio alle mani? Sì, è vero, sì. Sì? Volta, sì? Soprattutto la mattina quando ti svegli, la notte? Sì, ok. Sì, sì, se comprimo questi punti ti faccio male? No. No. Ok. Fai qualche sport? Sì, faccio palestra. Ok. Piega il collo in avanti e vai giù a toccarti la punta dei piedi. Ok, torna su. Mettiti seduta. Brava. Adesso ruota il collo a destra. Ruota il collo a sinistra. Ok. Vedi che quando giri a un certo punto non riesci a girare completamente, ma fai questo. Questo va corretto, eh? Evidentemente la tua posizione ti ha portato ad avere questa cattiva abitudine dove devi inclinare per poter continuare il movimento. Questo lo dobbiamo variare assolutamente. Allora, piega il collo in avanti, piegati in avanti, come prima. Bravo. Torna su. Giù ancora. Torna su. Va bene, allora. Sdraiati a pancia in giù, che cominciamo a togliere un po' di tensioni. Vai. Braccia verso dietro, lungo i fianchi, bravissimo. Stai bella rilassata, se hai dolore me lo dici, eh? Sei giorni su 7, no? 5? Ti faccio male se schiaccio questo punto? No? Qui? È bella morbida, morbida, morbida. Molle, molle, molle la gamba. Brava. Lasciati abbandonata, eh. Muovo tutto io. Morbida, morbida. Mi sa che è la parte che ti dà un po' più fastidio, eh? Mm-hmm. Infatti sei bella contratta. Questo punto ti fa male? Eh? No. Questo punto? Ok. Se porto in giù le spalle, senti un sollievo al collo? Ok, perfetto. Allora, cominciamo a liberare questi punti qua. Sentirai rumore, non spaventarti, eh. Non fa assolutamente male. Questa è bella morbida. Lascia molle tutto, brava. Lascia morbida. Vieni un pochettino più verso di me. Sempre sdraiata, eh. Bravo, giù. Braccia a me. Prenditi le spalle, anche qua sentirai un rumore, non spaventarti, eh. Inspira, giù la testa, fuori l'aria. Bravissima. Girati sul fianco destro, piega le gambe, vieni vicino col sedere, vieni, 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 stop. Adesso ti sentirai cadere, ma non cadi, lasciati completamente abbandonata, brava. Prenditi i gomiti,
Ok, lascia tutto molle, eh? Bravissima. Inspira, fuori. Brava. Gira sul fianco sinistro che facciamo la stessa cosa. Vieni più vicina. Così. Piega la gamba. Questa stavolta la mettiamo fuori. Braccio a me. Gomito, gomito. Lascia cadere. Bravissimo. Inspira. Molle, molle, fuori. Ok. Prima volta questo tipo di adattamento? Sì, eh? Dimmi se ti gira un po' la testa. No. Perfetto. Vedi come sei più aperta adesso. Dobbiamo riuscire a mantenere questa posizione, eh? Fai stretching prima di allenarti o non fai niente? Diciamo sì, riscaldo il muscolo. Ok. Metti la mano sul fianco. Così, guarda. Un po' più in alto. Quando te lo dico io, mi tiri una gomitata indietro. Forte e veloce, eh? Pronta? Vai. Brava. Anche di qui. Uguale, vai. Molla, più veloce. Perfetto, questa è vera libera. Gira il collo a sinistra. Gira il collo a destra. Ottimo. Il formicolio alle mani ce l'hai anche mentre lavori, mentre tagli? No, qualche volta quando finisco sì. Ok. Quando finisci nel senso la giornata di lavoro? Sì, quando finisco proprio il cliente. Ok. Allora, vieni un po' indietro col sedere. Adesso appoggiati completamente a me, braccio a me, lascia molle, lascia molle, lascia molle. Ok. Sdraiati ancora, pancia in su. Mano sul pettorale, mano sul gomito, stai morbidissima. Inspira, fuori. Brava. Giù le braccia. Fa un po' impressione, eh? Un bel respirone. Fuori. Mangi bene, mangi male? No, mangio bene. Mangi bene? Stessi orari o col lavoro devi fare, mangi in orari diversi? No, più o meno tengo quello. Ok. Va bene, seduta. Ti do un piccolo esercizio per cercare di mantenere questo movimento, questa libertà di movimento che ti ho dato. La sera, prima di andare a letto, ti metti seduta, con il mento vai verso la spalla, conti 20 secondi, torni indietro, aspetti 2 secondi e lo fai dalla parte opposta. Più mi mantieni libero il collo, più avrai beneficio per tutti questi dolori che vanno sul braccio, questi formicoli. Fai lavoro pesante, sei sempre in piedi, quindi comunque uno scarico ogni tanto male non ti fa, un po' di stretching non ti fa male, questo ti aiuterà molto, ok? Oggi siamo in compagnia di Denise, lei si è fatta male qualche settimana fa, a pole dance, giusto? Sì. Ok, ha avuto un trauma e non muoveva più il collo verso destra e verso il basso, mi pare anche. Esatto. Oggi faremo un controllo, vediamo che cosa è rimasto e se è ancora male e cerchiamo di eliminare il più possibile perché almeno sei libera di fare tutto quello che vuoi. Dimmi un pochettino oggi come stai, eri bella bloccata l'altra volta, eh? Quindi quando giri verso destra hai dolore? Da questa parte. Ah, quindi a sinistra? Sì. E hai male a destra? Esatto. Ok. Se schiaccio questi punti ti faccio male? Qui sì. Qui sì. Qui no? No, qui no. Nausea non ne hai? No. In questi giorni? No. Beh, allora, rispetto all'altra volta, tutt'altra cosa, eh? Sì. Però effettivamente sei ancora un po' contratta. Hai fatto un po' di stretching o non l'hai fatto? A lezione. Ok. Male schiena bassa, niente, giusto? Prova a girare il collo a sinistra. Gira il collo a destra. Ok, vieni un po' più indietro col sedere.
Poggiati su di me. Se ti schiaccio in giù, hai dolore? No. No. Se ti ruoto e schiaccio? No. Se ti ruoto e schiaccio? Sì. Ok. Gira ora a sinistra e dimmi se hai male. Sì, mi prende la spalla. Ok. Allora, piega il collo in avanti, piegati in avanti. Torna su. Di nuovo. Ok, torna su. Tu non hai preso botte, non sei caduta di recente? No, di recente no. Ok, qua hai male? Sì, un pochino. Qui no? No. Ok. Allora, senti una cosa. Vieni sdraiata, testa di là, brava. Prenditi i gomiti, piega, lascia bella morbida, ti sposto io, eh. Lascia cadere, morbida, morbida, inspira, fuori, ok, vieni un po' più vicina, giù la testa, allora il collo stavolta di qua, lascia cadere bene, inspira, fuori. Se schiaccio così, hai male? Un pochino sì. Se faccio così? No. Se faccio così? No. Se faccio così? No. Se comprimo questi due punti? Più a destra che a sinistra. Ok. Serri di notte? Stringi molto i denti? Sì. Mm. Usi il bite, no? Dovrei. Ma non lo porti? Esatto. Ok. Stai molle? Molla, molla tutto. Molla tutto. Ok. Vabbè, aspetta l'altra volta, dai. Sì, molto meglio. C'era ancora qualcosina, ma direi che il grosso è andato. Ok, allora ti faccio mettere a bordo lettino, quindi più in qua, e giù sdraiata come prima. Braccia a me, mi fai un bel respirone, super morbida, fuori l'aria, inspira, fuori. Ok, torna al centro. Ok, pancia sotto e braccia dietro. Qua hai male? Piega la gamba. Un respirone bello profondo, vai. Fuori. Ancora. Fuori. Ancora. Fuori. Facciamo anche di là. Un respirone bello profondo. Fuori. Brava. Ancora. Fuori. Ok.
Seduta. Oggi ti alleni? Oggi no. Quando devi andare? Martedì. Ok. Meglio così oggi domani riesci a buttare fuori un po' di infiammazione. Poi fammi sapere magari martedì come stai, eh? Fammi una camminata, dimmi se hai mal di testa o giramenti di testa, vai. No. Perfetto. Ottimo, riposati oggi e domani e poi ci aggiorniamo un attimino, vediamo come stai. Buongiorno a tutti, oggi siamo in compagnia di Matteo. Piacere. E faremo un controllo generale perché ha subito una distorsione camminando in montagna la settimana scorsa, quindi controlliamo un attimo gli appoggi e come possiamo vedere lui va in palestra, ha un bel tono muscolare ma si è allenato molto e si sente un po' contratto, quindi faremo un controllo generale. Allora Matteo, girati verso la finestra. Piega il collo in avanti e vai giù toccati la punta dei piedi. Torna su. Hai dei fastidi mentre scendi? No. Ancora? Ok. Senti degli allentamenti mentre vai giù o è tutto bello libero? Sento un po' il femorale contratto. Ok. Perfetto, vieni su. Dolore se schiaccio qua, sì? Qui? Contratto, sì. Anche? Qui? Meno, leggermente. Qui? Leggermente. Ok, se ti inclino e rischiaccio qua, aumenta o diminuisce? Diminuisce. Se ti inclino di qua e schiaccio, aumenta o diminuisce? Assente. Ok, perfetto. Dopo la distorsione cosa hai fatto? Ti sei fermato e hai continuato a camminare? No, ho continuato a camminare. Quindi seduto? Hai continuato a camminare e riuscivi a camminare tranquillamente? Sì, sì, sì. Non era né gonfia né niente, però fin da piccolo ho sempre avuto un pochettino di problemi alle caviglie. Ok. Quindi comunque sempre, anche quando giocavo a calcio, ho rimasto un pochettino più debole. Ok. Gira il collo a sinistra. Gira il collo a destra. Hai dolore? Senti tirare? No. No, perfetto. Allora, sdraiati a pancia in giù. Braccia dietro. Dimmi se ti faccio male, eh? Nessun dolore? Assolutamente. C'è qualche esercizio particolare in palestra che ti crea un po' di noia, dove senti un po' di fastidio o sì. Non riesci? Dimmi qual è. Ultimamente, quando vado in accosciata, sì. Non sto facendo squat da un paio di mesi. Ok. Ma non per particolare problematica, ma per questioni di tempo, no? Sì. Quindi magari utilizzando una sorta di hack squat, sì. Comunque anche la pressa, al ginocchio sinistro, ok, sento un leggero fastidio dentro. Dopo mi fai vedere dove? Non succede sempre, capita ogni tanto e comunque non riesco a allenarmi lo stesso. Soltanto che quando vado in super 90 gradi in accosciata, sento proprio il fastidio. Mangi bene? Sì. Ti senti gonfio dopo mangiato, c'è qualcosa che ti dà fastidio, no? No. Anche scarico bene. Ok. Regolare. Ottimo. Sono mangiato un po' tardi. Cosa fai? Studi, lavori? Sì, studio, lavoro. Cosa fai? Allora, studio scienze e servizi giuridici, mi mancano 4 esami. Ah, quasi finito? Sì. E lavoro come educatore da 2 anni con i ragazzi disabili. Dimmi il punto del ginocchio che ti fa male. Qui dietro. Ok. Però toccando non fa male. Cioè, solo quando fai determinati esercizi e a volte lo senti, a volte no. Esatto, cioè una cosciata sento dentro, okay. Però toccando esternamente non lo senti. No. Prova a contrarmi piano piano il quadricipite. Molla. Ancora. Molla. Va bene.
Secondo me è solo un sovraccarico, ti sblocco e vediamo come va. Mettiti seduto, mantieni le gambe dritte e vieni più vicino a me col sedere. Braccia a me, così. Piega il collo in avanti, lasciati cadere, fai un bel respirone e ti tengo io. Bravo, giù, 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 lasciare la testa. Wow, lascia pure le braccia del mobile, il gomito lo mettiamo qui così. Morbidissimo, lascia cadere, inspira, fuori. Fianco destro. Bravo, piega. Questa è la trizzera, quella sotto, bravissimo. Morbido, morbido. Lascia morbidissimo. Bravo, carica, inspira. Fuori. Bello croccante. Contratto. Sì, abbastanza. Adesso dai che togliamo tutto. Sta bello morbido, morbido, morbido. Lascia morbido, bravo. La spalla che ti dà problemi con la destra. Destra. Ho perso a guardare un attimino e andare a rinforzare sempre il pettorale, trapezio, deltoide, cioè rinforza tutta la struttura, non solo la parte posteriore ma anche la parte anteriore, perché così crei uno scudo attorno e cerchi di salvarlo il più possibile. Secondo te le probabilità che ti succeda di nuovo? Allora, Cioè, se... nonostante sia passato comunque, cioè le recidive di solito sono entro i 6 mesi, no? Mi dicevano. Sì, poi non è proprio una legge, Sì, meccanica, nel ovvio. senso che dipende anche molto da come ti alleni, da quanto ti alleni. Se tu riesci a tenere sempre un bel tono muscolare e l'elasticità muscolare, perché qua sono importanti entrambi, uno pensa solo rinforzo e basta, no, è importante anche l'allungamento. Se Sì. entrambi riesci a farli a lungo termine, secondo me non avrai problemi. Ovvio che se hai già subito una fuoriuscita, chiamiamola in questa maniera un po' più semplice, sei più soggetto a farla uscire ancora. Sì. Ok? Inspira. Fuori, bravo. Dentro. Fuori. Dentro. Fuori. Dentro. Fuori. Dentro. Bravo. Dentro. Ok. Allora, mettiti seduto con le gambe di qua. Allora, ricapitolando un attimino, il sistema funziona bene. Avevi qualche contrattura, qualche blocco meccanico, ti ho tolto tutto, quindi i prossimi giorni avrai l'assestamento un attimino, avrai un po' di fastidio, però poi va tutto a migliorare. Continua ad allenarti, oggi evita di allenarti, ti faccio vedere qualche esercizio e magari ripetiamo il trattamento tra un mesettino, così che siamo sicuri che abbiamo tolto tutto. Adesso con gli esami riesci comunque a fare 3 volte a settimana in palestra o sei un po' più? Questa settimana ho fatto 4, però Ok. dipende tutto da quello che ho da fare Ok. Eh beh, certo. Male qui? a palestra. No, sono. Ok. Qui? Perfetto, ti ricordi che c'è la mano, che la parte un po' più contratta era questa qua. Sai cosa può essere anche? Santiago ha studiato un buon Certo, la 5 posizione nello salti. studio. Va bene, allora, quindi ti do un bel 10 di voto, no, facciamo un 9,5, 10 sarebbe troppo. E continua ad allenarti il più possibile, così mi tieni in rinforzo questa spalla qua e vedrai che non hai più problemi. Nel caso comunque ci Sì, sentiamo e mi dia qualche sicuramente. esercizio da fare. Va bene, ti ringrazio, Grazie grazie a te. per me.